Ma immaginate che sta succedendo là dentro. Si sta sciogliendo mozzarella, si sta sciogliendo besciamella. Sto sciogliendo pure io, sto sciogliendo. Oh, oggi faccio una ricetta che è istigazione alla goduria, perché faccio la frittatina di pasta alla napoletana, una cosa pazzesca. Subito gli ingredienti vi dico. Bucatini numero 5, parmigiano reggiano, e fior di latte d'aggerola, cipolla, burro, farina, latte, piselli e poi il prosciutto cotto, ma un buon cotto dobbiamo usare. Lo dovete immaginare, bucatini, piselli, prosciutto cotto, besciamella, parmigiano, fior di latte, cotto, croccante, dentro che fila tutta quanta in bocca. È proprio una cosa goduria, già lo state immaginando, già lo state a masticare. Allora, facciamo questa besciamella, 50 grammi di burro e facciamo sciogliere il burro. Nel frattempo non stavo così che pane in mano, se cavamo la cipolla. Ho mangiato più ricette di questa frittatina di pasta alla napoletana e vi posso assicurare che il sero, se vedete dove sta, sta in quello che ci mettete dentro. Non pensate tanto, perché ce lo devo mettere dentro i piselli, che faccio? Una scottata in acqua bollente e poi li metto là dentro? No, ogni piccolo particolare poi fa la bontà della ricetta. In una casseruola metto un pezzettino di burro, così, un goccetto d'olio, quello buono, e giusto per essere il punto di fumo, cipolla, e poi fate stufare piano 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 piano. Mo, che la farina, dobbiamo fare il roux. Il roux è la base della besciamella, quindi 50 grammi di burro e 50 grammi di farina. Spengo il fuoco. Perché spengo il fuoco? Perché non devo farlo bruciare il roux. Lo vogliamo chiaro, perché quando si fa il roux, cioè burro e farina per la besciamella, deve essere chiaro, non deve essere troppo scuro. Quindi con una paletta di legno o di silicone lo lavorate un pochettino, va cotto leggermente, piano piano piano. Ma adesso lo riaccendo perché si è abbassato troppo il calore. Lo ciancirete, lo sbattete un pochettino, lo fate un po', capito? Lo dovete lavorare un pochettino, ma 2-3 minuti, con calma, senza stare con questa frenesia, perché questo qua è un piatto che vi fate impazzire tutti, da così piccoli a così grossi. Ancora, resistiamo ancora, qui infradito. Il latte deve essere intero, fresco, non vi voglio vedere che usate latte UHT con la lunga conservazione. E anche quello, il sapore cambia. Allora, non avete ripassato i piselli, non avete usato il latte fresco, piano piano tutte cosette che vanno poi a influire sul sapore della roba. Quindi tutte le cose devono essere buone, fatte con cura. Non vi sto chiedendo da usare il tartufo bianco, vi sto chiedendo di usare il latte fresco italiano. Allora, qua, questo qua è il momento più difficile, non dovete fare i grumi alla farina, quindi lavorate bene con la frusta a questo punto, ecco qua, vedete? Ecco qua, e piano piano incorporate mezzo litro di latte. Io vado a occhio, se vengo con latte pesato, mi andrebbe più a schiaffi, dice, pesi pure il latte, ma sei matto, sei. Lei che non pesa niente, mi vede che mi pesa il latte, ma ammazzo, le botte, quando mi vede, pum. Piano piano, fuori dal fuoco lo sto aggiungendo il latte, fino ad arrivare mezzo litro, vedete? L'importante è l'inizio, che non si formano i grumi. Il latte è freddo, non è caldo. Questo è il mio modo di fare la besciamella. Quindi, roux caldo, latte freddo. Poi qualcuno dirà, ma non è così, io scaldo pure il latte. A me mi è sempre venuta bene così. Quindi la faccio così. Si rimette sul fuoco, accendo. E adesso, sempre in un senso, decidete voi, o orario o antiorario, girate. Questo non è, diciamo, lo strumento di cottura più adatto per fare la besciamella. Però io non voglio zozzare 100 cose, perché poi qua la pasta la metto qua dentro, quindi userò sta wok per fare sia la besciamella che sia pensare pure la pasta dopo. Perché se devo sporcare 10 cose, il camera uomo, sapete come fa? Pesanti sono ste femmine, sono pesanti. Sale, a chi piace potete mettere pure la noce moscata, a me non mi piace. Che ricordi da bambino, mia nonna che faceva la lasagna e io me ne pulivo la pentola della besciamella. Un'altra cosa importantissima, poi non vi dico più niente, non usate le padelle antiaderenti per fare, o di alluminio per fare la besciamella, perché se voi la girate, la mescolate con una frusta in metallo,
rischiate di staccare qualche parte di metallo o di rivestimento interno, quindi vi verrà una beciamella color grigia, eppure dannoso per la salute. Quindi la beciamella non si fa nell'alluminio e nell'antiaderente, ma nell'acciaio. Spengo, perfetto, è pronta. Bucatini, bucatini, addio. E soprattutto quelli buoni, Gragnani GP, quelli di rigori. Questo è un bucatino numero 5, ne faccio mezzo chilo. Pure nella pasta non risparmiamo, perché poi si sente, eh? Così piano piano li fate accomodare, accomodatevi, accomodatevi. Questa per me è una ricetta che rispecchia proprio lo spirito napoletano, la roba buona, saporita, generosa, perché i napoletani sono generosi, so, è un popolo fantastico. Oddio, come si sta bruciando tutto. Burro si è sciolto, piselli, e certo è inverno, donna ma appena i piselli freschi, quindi usi i piselli quelli congelati. Beh, mescolateli, buoni sti pisellini così col burro, poi piselli col burro e cipolla, ragazzi, la fine del mondo. Un pizzico di sale, una grattata di pepe, ecco qua. Guardate il ciullotto, si è quasi sciolto e i piselli devono mantenere il colore verde del prosciutto cotto. Io tanto mi pizzico, ogni tanto qualcuno di voi lo becco in giro, venite qua, guarda qua Camerun. Il prosciutto cotto deve essere buono. Questo, non c'è prosciutto cotto più buono di questo in Italia. Ha vinto un sacco di premi. Questo si chiama San Giovanni e lo fa a Capitelli. Guardate che sventola, guardate che bello. Sono vari muscoli, non è tutto uguale. Quindi è una coscia disossata, insaporita, cotta, con il sacco di iuta che proprio rimane tutto il grassetto là, e il sapore è fantastico. È un prosciutto cotto vero, non è una roba messa là azzeppata. Taglio una fettina, bella spessa, così. Capite? Non mi di niente, oggi lo metto dentro la frittatina, famo una cosa fantastica, perché chi fa i salumi normalmente è un po'. Non vuole che si cuocia il salume, è giusto da una parte, però io lo tutelo, lo tutelerò, lo proteggerò con la beciamella, con tutto quanto. Vabbè, bella, chi è? Tolgo soltanto la codenna. Oh, non provate a buttare il grasso, assolutamente. Il grasso ce lo dovete mettere. Questo quando si scioglie vi dà un sapore pazzesco. Questo, guardate qua, guardate. Vai. Abbondante, abbondante, potete mangiare voi. Potete mangiare voi, quindi metteteci la roba. Dovete essere generosi col cibo, perché poi lui vi ricompensa, vi farà fare belle figure. Così. Dadini belli che si sentono sotto i denti, e questo pure è pronto. Poi un bel fior di latte, questo è il fior di latte d'Algero, lo sapete che io lo uso sempre questo. Se non lo trovate, tanti voi mi chiamano, mi mandano il messaggio, mi dicono: Max, dove posso comprare il fior di latte d'Algerola? Vedete online, io lo prendo al Mercato Trionfale, io che sto a Roma, però voi prendetelo online, vedete un po' se lo potete trovare. Se no, comprate un buon fior di latte e lo fate, lo tagliate a fette e gli fate uscire il latte, così bello asciutto come questo vi diventerà e sarà perfetto per cucinare. La pasta deve essere al dente, eh? Vediamo un po'. Ancora un altro po', vediamo un po' i piselli se sono pronti. Da morì, buonissimi. Carta forno, la bagnate, la strizzate un pochettino e levate un po' d'acqua in eccesso, la mettete dentro una pirofila abbastanza alta come questa. La pasta è pronta, bella al dente, eh? Se è un po' più cotta dal dente, attenzione, freddatela subito, così, con l'acqua, la freddate subito, così si ferma la cottura. Ecco qua, un consiglio, dategli una tagliatina alla pasta, così, così poi sarà più facile poi quando facciamo le forme delle frittatine. Metto la pasta, i piselli, prosciutto cotto, fior di latte. È già stato a capire qua, eh? Mescolate bene, fate entrare i piselli dappertutto, il prosciutto cotto, ogni pezzetto di frittatina deve essere tutta quanta allo stesso gusto, allo stesso sapore. Poi un bel po' di parmigiano reggiano, così. Ah. E già qualcuno qua viene a spizzicare, capito? Perché quando tu fai sto piatto così, sta pasta così, già se la mangia la gente. Devi stare attento, perché se non ci arriva a fare frittatine. Assaggio, yeah. E mo la mettiamo qua dentro, entra la pirofila, eccolo qua.
acqua e da scarpetto. Yeah. Mamma mia. Poi, guarda, faccio così. Poi il muratore, vedi? Schiaccio un pochettino. Per farla ancora meglio faccio così. Prendo un altro pezzo di carta. La metto qui su. Sulla superficie. E spingo bene bene. La faccio ben bene, capito? Compattare. Mo' la fate riposare 10 minuti e nel frattempo scaldiamo l'olio per friggere. Eccolo qua, pure se rimane un pochino più in frigo non c'è problema, eh? Anzi, meglio. Allora, io ce n'ho di tutti i tipi, quello che volete voi, o quadrato, così, spingete bene, ecco qua. Poi, facciamo proprio così, guardate, intelligenti, cavolo. Facciamo un po' così, così lavoriamo pure meglio, lavoriamo, dai. Ecco qua, tiro fuori e questo, vedete come viene? Così, ecco qua, eccolo qua, guardate che bella frittatina. O se no, anche un'altra forma, con un altro stampino tondo, guardate, così. Quindi decidete voi, ma potete pure fare un'altra cosa, perché poi potete farlo in qualsiasi modo, potete pure farlo così, adesso talmente compatto, che potete tagliarlo a coltello, vedete? E fate dei quadratini in questa maniera, così non sprecate niente, o dei rettangolini. Ecco, l'importante è che la pasta si sia ben raffreddata, perché sennò si apre tutta quanta. Adesso facciamo la pastella, acqua e farina, non con l'uovo, eh. Farina, acqua, mescolate. Allora, ci sono varie ricette, c'è chi vi dice di fare la pastella con acqua e farina e senza poi mettergli niente, andare subito direttamente a friggere, lo faremo, lo proveremo insieme. C'è chi vi dice di passare prima all'uovo e poi passarla al pan grattato. Noi a Giuseppe vedete che famo? Le famo tutte e due, così assaggiamo in diretta e vi dico qual è la più buona, va bene? Poi ne proviamo una col panco addirittura, io qua al camerò. Così. Poi qualcuno dirà, ma quando sono pronte? O faccio vedere io quando sono pronte. Ma immaginate che sta succedendo là dentro. Si sta sciogliendo la mozzarella, si sta sciogliendo la besciamella. Sto sciogliendo pure io, sto sciogliendo. Vediamo un po' su. Con lo stecchino andate dentro, così, e sentite se al cuore ancora è freddo. Quindi, entrando nel cuore, lui vi rivela la temperatura che sta all'interno. Lo mettete qua sul labbro, qua, che è la parte più sensibile. Se sentite che è freddo, quindi è come se è sciolto il formaggio. Quindi tenete un altro po'. Fate questo gioco, guardate, così, dentro e fuori. Perché così date modo di non bruciare l'esterno e di far penetrare il calore all'interno, così. Si fa pure così nelle rosticcerie, quando si fanno i supplì, che li tirati fuori dal frigorifero, fai ogni tanto avanti e indietro, entri e esci, entri e esci, ok? Levo la prima, eccola qua, questa è attaccata, eccola qui, e la seconda quella col panco. E continuiamo a friggere. Se beve pure oggi, non vi preoccupate, se beve pure oggi. Il vino dove sta? Ah, oggi facciamo un abbinamento fantastico, regionale. La Sprigno, questo è campano sto vino, è pazzesco, eh. Perché sono delle viti che crescono in altezza, con le scale addirittura le vanno a raccogliere l'uva. Vediamo un po', questo è perfetto. Perché tante volte l'abbinamento, noi ci sforziamo, sai che ci abbiniamo su questa carne, su questa cosa. La cosa invece figa è che già la natura ha fatto tutto. Voi non dovete uscire. Dove è nato quel piatto in campagna? Dovete abbinarlo con vino campano. Voglio prenderne casa, vai. Porca puttana. Guarda qua il bel ghiaccetto, eh. Ah. Assaggiamo quella con la farina e basta, con la pastella. Ma se tanto non è venuto tanto bene, mannaggia, per peccato. Ma che vi devo dire? È da mettetemi in galera, perché questo è proprio food porn, ragazzi, è pazzesco.
Mamma. Si è fuso tutto, non potete capire, pazzesco, pazzesca. Mm. Erzonine, è proprio il suo, ci sta proprio bene. Assaggiamo quella col panco. Guardate qua che spettacolo. Mm. Bella battaglia. Mm. E un po' è più basta. Mm. Mm. La seconda è più buona? Mm. La seconda è più buona, ragazzi, col panco. Lo sapete come si fa? Se non lo sapete come si fa, dovete andare a vedere la ricetta su YouTube. E a proposito di una cosa, ma vi siete iscritti? Guarda, se non vi iscrivete, ci sta capendo uno che sta incavolato, ha detto guarda, non fanno più i film, facciamo sciopero, sciopero, scioperiamo per una settimana. Allora, comunque andate a vedere sul mio canale YouTube, bastoncini di pesce fritto, di merluzzo fritti, e vedete la ricetta come faccio il panco, mazza che bontà. Allora, rifate le ste frittelle di pasta e fatemi sapere come vi sono venute. Se meglio col panco o soltanto con la pastella. E mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. Così affittiamo lo stadio olimpico. Arrivate a 1 milione, eh? Famo una festona.